E Guido. Guido. Brava. Questa è ottima che vuole. Grazie tantissimo. E lascio la parola a Francesco a presentare l'artista. Vi ricordo che la mostra rimarrà aperta dalle 10 alla domenica, dalle 10.30 alle 17.30 i giorni, con la presenza dell'artista stesso. Paolo mi ha chiesto di presentare questo artista, che io ritengo un artista, e sono molto contento perché a me Giordano è sempre piaciuto, da quando l'ho conosciuto, ho visto le sue opere, sempre qualcosa mi ha smosso e inizialmente mi sono anche chiesto come mai mi smuovevo, perché era una natura così astratta, non era certo nei miei canoni di bellezza. In realtà ho capito che c'è tanto dei grandi maestri in Giordano. C'è il paesaggio attraverso il colore di Giotto, c'è lo spazio di Picasso, lo spazio attraverso il quale ci si muove attorno, c'è il segno di Vedove, quindi c'è tanta scuola dietro a Giordano e questo io l'ho spesso ritrovato. C'è tanta scuola, tant'è che lui si forma proprio qua a Venezia, scuola prima ai Carmini, poi all'Accademia, interrompe anche gli studi, li riprende dopo, e questo vuol dire che ha meditato su quello che voleva fare. E proprio con questo noi lo troviamo nelle sue opere. Cosa rappresenta? Tutto quello che conosciamo, animali, persone, atteggiamenti, qualcosa di comune, quotidiano. In realtà, anche se lui dice no, io trovo che sia molto di eroico in quello che rappresenta, proprio perché attraverso il segno che dà sul cartone, su legno, su tapparelle, su frigoriferi, su carta, su tutto, riesce a smuovere, almeno alla mia vista, emozione, tanta, per cui quello che vedo, questa sì è una gondola, la riconosciamo tutti, è un oggetto comune a Venezia, però diventa un mito qua, è mitica questa, è quello che la gondola evoca dentro di noi, quindi quel toro, quel cavallo, quelli che si tuffano, sono quattro gesti, alle volte sembrano fatti con i gessetti dai bambini, no? Però proprio questa linea che tac, va a smuovere e trova dentro di noi, e Giordano ha questa capacità, per cui ogni volta che lo guardiamo in realtà dobbiamo metterci un po' in ascolto di noi stessi, dobbiamo chiederci, sono disposto a guardare il quadro, perché alle volte è un po' ostico subito. Se siamo disposti a farci questa domanda, è un po' un atto di psicanalisi secondo me che compiamo, questo va a trovare emozioni dentro di noi, per quello dico, tiro fuori il mito delle cose, della quotidianità. Grazie. Questo secondo me. Grazie. Marco Patuzzi ci tratterrà con una sua performance, ha già presentato una sua serata il 24 settembre, domani è a Roma, in un teatro di Severe, a presentare un suo spettacolo. Quello che farò oggi. Ecco, oggi ci fa una piccola anteprima di quello che sarà la sua, una piccola parte di quello che sarà domani la sua impresa. Prego. Grazie. Mettiti dove vuoi, vediamo se hai bisogno. Thank you.
altri pianeti nemmeno. Canto tutti i possibili mondi che ho dentro e fuori di me. Canto il piacere del vagabondaggio e la gioia del morire. Scorgano da quest'abisso cupe visioni e lieti suggestioni. Cibo questo per chi lo è pronto ad accettare. Cibo questo per chi di esso si vuol nutrire. La paura è una gabbia che imprigiona, ma solo pochi hanno la chiave per poter uscire da essa. Arginasti, dietro sbarre, paglia, l'incontentabile, fiera, dal manto mutevole, dagli artigli! Infinite son le pieghe, talvolta anche le piaghe, di lettere che ora si lasciano leggere, di buste che ora non si vogliono chiudere. Frastagliate sono le scogliere dell'esistere. Bene, benvenuti a tutti in questa performance acquatica. Questo sarà un viaggio dalle molte sfumature. Un viaggio che comincia dall'io e arriva al noi. Un viaggio che comincia dalla rabbia e arriva alla speranza. Un viaggio che comincia dal buio e arriva la luce. Ma per ora restiamo nel buio. Poiché la prossima poesia parla di quel senso di impotenza che si ha quando altri cercano per te la tua vita. Questa poesia si chiama Inquietudine. Sfigurato il passato sappiato su frammenti di presente divorati dall'inquietudine di dover sempre solo sottostare. Spigoli ora squarciano linee programmate sin dalla nascita. Sisifo è stanco di portare il suo masso. Frammentazioni dell'essere, deragliamenti, silenziosi, sconvolgimenti, compartecipi. Non tirare, non tirarmi.
ferme. Produzione. La bella, si sa, centenaria. Concepisce il valore d'ogni voto. Nessun fiore dimentica. Ciao e grazie. Cosa succede? La cavola secca. Ho anche la cavola secca. Bravissimo Marco, che di vino. Ti piace di vino. Grazie. Questo è quello che no, una roba così che quello da Fabio. Bellissimo. Tre su? Tre su. Questo è quello che te ne fuori adesso? Gira ancora. Bellissimo. Sì, lo metti in vetrina. Bello, è bello. Ci metti un quadri di giornale. No, basta un filo. Basta uno camminare, basta camminare. Camminando. No, questa è... Tira l'attenzione. Facciamo, si chiama lenticolare il tema. Sono pannelli lenticolari e faccio io. E, però è, diciamo, bisogna sistemare le immagini dietro i pannelli con le lenti in maniera da dare questo effetto. Sono... Anche a metterlo per dentro? È meglio per dentro. Sto camminando, vedi proprio giusto. Posso andare? Sei caldo? Chi è l'artista di questo lavoro? Giordano. Giordano. No, ma chi ha messo insieme i lavori? Lei? Sì, sta solamente... Guarda come che te cambia! Se ho la materia prima interessante, l'artista è sempre una cosa...